È stato un weekend natalizio tutto sommato tranquillo, a parte qualche incidente stradale per le strade agrigentine che ha provocato qualche ferito. Quattro giovani di Raffadali tra i 18 e i 25 anni sono rimasti feriti in un incidente autonomo avvenuto attorno alle 5 di ieri mattina lungo l'arteria provinciale 17 Raffadali-Siculiana. La vettura su cui viaggiavano i quattro ragazzi, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è schiantata contro un muro. L'impatto è stato violentissimo, tanto che dal mezzo si è sviluppato un principio di incendio. Tutti e quattro sono stati tenuti dai medici sotto osservazione e sottoposti ad accurati accertamenti sanitari. Sempre il giorno di Santo Stefano, un ventenne di nazionalità rumena alla guida di un ciclomotore è rovinato pesantemente sull'asfalto. È accaduto lungo il viale delle Dune nel quartiere balneare di San Leone. Il giovane è soccorso da un automobilista di passaggio e è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio. Dai primi accertamenti dei poliziotti della sezione volante pare che il giovane si fosse messo alla guida del motorino dopo aver abusato di alcolici. All'interno della sella gli agenti hanno trovato una bottiglia di vino. La vigilia di Natale un agrigentino di 16 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Aldo Moro ad Agrigento. Il giovane alla guida della sua moto si è scontrato con un'autovettura condotta da un cinquantenne di Agrigento. Il centauro, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Colpo grosso la notte tra giovedì e venerdì alla filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di San Giovanni Gemini. Almeno due malviventi sono riusciti ad entrare all'interno dell'istituto bancario attraverso una finestra e con la fiamma ossidica hanno aperto la cassaforte. Dai primi accertamenti il colpo avrebbe fruttato dalle 150 alle 200.000 euro.